Ci troviamo a Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, e una volta qui c'erano solo cinghiali. Poi, grazie all'idea di Piero e Rosalba Giadrossi, questi 7 ettari di terreno si sono trasformati in un parco di scultura contemporanea, che oggi ospita ben 26 tra sculture e installazioni di artisti contemporanei. Vi chiederete però quali sono le caratteristiche di questo parco. Innanzitutto, fortissima l'integrazione tra uomo e natura. In secondo luogo, la multiculturalità. Pensate che in questo parco sono ospitati artisti provenienti da oltre 20 nazioni differenti. E infine, anche la multimaterialità. Non soltanto la pietra, i materiali più tradizionali, ma anche il ferro, il vetro, per arrivare a materiali più contemporanei, come le resine plastiche. Qui oggi sono in ottima compagnia, mi trovo nel teatro che accoglie i visitatori all'interno del Parco delle Sculture del Chianti. Accanto a me, Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin, Staglio e Olio, Federico Fellini, una madre con bambino, spettatori permanenti di questa scena. Il gioco continua anche poco più in là, nell'installazione di Kei Nakamura. Era la biglietteria originaria del parco, la casa nel bosco, e quasi nessuno passa da questo parco senza mischiarsi tra la folla, realizzare una foto per il selfie di rito che diventa un po' il ricordo di questa giornata all'interno del parco. Ad eccezione dell'installazione di Ursula Reuter Christiansen, che fu realizzata per la Biennale del 2001 a Venezia, tutte le altre installazioni qui presenti sono site specific, ovvero realizzate dagli artisti dopo un accurato sopralluogo del parco per realizzare completamente un'opera integrata all'interno del paesaggio. 1997, Dolly viene clonata. 2 anni dopo, Vincent Liu realizza in questo parco un'installazione in protesta della clonazione, animali tutti uguali, prodotti della società di massa. Oggi nelle piazze non ci sono più Nuovi Garibaldi o Vittorio Emanuele. Kostas Varostos ci aiuta a capire che cos'è la monumentalità contemporanea oggi, attualizzandola. Ha realizzato sculture in moltissime piazze europee, cercando delle tematiche più vicine al sentire dell'uomo contemporaneo. L'artista ama le grandi dimensioni e affronta temi esistenziali, la storia, la natura, il paesaggio, la vita. Varostos ha scelto un luogo arido, assolato, in modo da poter realizzare un'opera completamente integrata all'interno del parco. Lo vedete, sono una serie di vetri, uno impilato all'altro, che attraverso la sua forza centrifuga svettano verso l'alto. In questo modo realizza un albero contemporaneo che si integra perfettamente nel bosco in cui ci troviamo. Esposta al sole è un'opera cangiante che permette al visitatore di vivere una mimesi sempre diversa rispetto al parco e all'esperienza di visita. La chiglia di una nave arrivata da chissà dove si è arenata nel bosco. Anno dopo anno, l'opera si sta integrando sempre di più nel paesaggio circostante, assumendone anche i colori per diventare altro da sé. Spesso la ricerca architettonica si fonde nel dialogo con il paesaggio, cercando di inserire dei segni nello spazio con la stessa naturalezza con la quale la matita segna il foglio di carta. Il portale dell'artista inquadra prospetticamente le due installazioni che si susseguono sul percorso. Jeff Seward comincia a occuparsi del labirinto dal 1976 e ben presto diventa uno dei più importanti esponenti di questi studi a livello internazionale. La suggestione legata al tema del labirinto affonda le sue radici già nella mitologia. Basta pensare al labirinto di Cnosso a Creta e fa le sue prime apparizioni già dalla preistoria. Il labirinto poi diventa un elemento imprescindibile nella realizzazione dei giardini rinascimentali, come elemento estetico-decorativo, di divertissement e di affermazione sociale. In questo caso l'artista ha ripreso un labirinto presente in Val Camonica, realizzato nel 700-800 a.C. e l'ha trasportato qui in forma tridimensionale,
alterando anche il materiale. Ha scelto il vetro cemento per riflettere meglio i colori del parco. L'invito dell'artista è quello di percorrere tutto il labirinto per arrivare al suo centro e trovare quindi il proprio centro. Federica Marangoni, a partire dagli anni 60, diventa una delle artiste pioniere dell'arte multimediale. Fa del computer, del neon, del video i suoi media prediletti. Inoltre riesce a far convergere due settori che fino ad allora erano rimasti spesso separati, l'arte ed il design, e lo fa attraverso un altro materiale a lei caro, il vetro di Murano, che mutua dalla sua terra d'origine, il Veneto. In questo caso l'artista vuole mettere in luce la fragilità della natura. Come vedete, l'arcobaleno è crollato, è caduto a terra e attraverso il neon crea ai suoi piedi dei cocci di colore realizzato in vetro, appunto nuovamente il vetro di Murano a lei tanto caro. La contrapposizione qui all'interno del parco è ancora più forte. La natura fragile contro l'artificialità dell'uomo che prende il sopravvento. Da più di 30 anni William Furlong è l'editore di Audio Arts, una rivista d'arte contemporanea che registra conversazioni e interviste con artisti. In questa installazione il pubblico è invitato a passare all'interno di un sentiero tracciato nel bosco, in cui questa volta le molliche di pane lasciate da Pollicino sono dei cubi metallici. Al suo interno l'installazione si attiva, ma si è immersi dai rumori della città di Siena. Forte il contrasto percepito. Si è in un bosco, i cubi riflettono il paesaggio, tanto da accogliere anche le foglie cadute dagli alberi, ma il sonoro è quello di una città. Vivere questa installazione è il modo migliore per comprendere cosa significa nell'arte spiazzamento percettivo. Una monumentalità che si concede il lusso di essere ancora in pietra. Omaggio agli artisti senesi, al travertino, al territorio. Siamo invitati a guardare l'opera da questa panchina, pensata dall'autore per darci una prospettiva privilegiata. Adriano Visintini rende duttile il ferro, realizzando una ballerina stilizzata tesa a toccarsi le dita dei piedi. Il genere della scultura è come una ballerina. Riesce ad esprimere, attraverso il movimento e la gestualità, ciò che è interiore e invisibile. Nel 1938 Brancusi creò la famosa Colonna senza fine, in memoria degli eroi rumeni della Prima Guerra Mondiale. Bullock gli rende omaggio, creando una colonna in acciaio brunito, completamente inserita nel paesaggio, e pendant dei cipressi attigui.